Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora raga, praticamente è spawnato un altro giga. A parte che è spawnato anche lo Shadow Drake Enraged, che in realtà se ci avessi i cuccioli non sarebbe male. Quasi quasi andiamo a controllare prima lui. Poi praticamente era spawnato il giga praticamente in quella cave, a dir poco tranquillissima, mettiamola così. Però c'ha praticamente 32 livelli in danno ed è femminuccia. I nostri sono due maschietti. Tu perché sei qui? Ok, vabbè. Quindi nulla. Ci andiamo un attimino a controllare sto Shadow Drake, se magari c'ha il cucciolo. Lo voglio anche il drop rosso, già che ci sono. E poi andiamo a fare questo tranquillissimo taming nella zona più tranquilla della mappa, sperando che tutto vada bene. Ne dubito, però. Ehi, almeno ci si prova. Allora, qua che c'è del bello, io mi piglio tutto, a prescindere. Poi, le scarpette, no, sono meglio le nostre. No, perché in realtà se riuscisse a incassare un colpo per farla andare in gabbia, sarebbe tipo top, la verità. A parte questo, le coordinate erano 20-24, quindi credo sia tipo qua sopra, vabbè che si vede. In realtà no, se sta invisibile su cavoli. Però almeno ci cominciamo a preparare il giga. E poi, visto che ci abbiamo anche la femminuccia, con le uova del giga possiamo prendere il Gigantoraptor, quella specie di Managmar 2.0, perché si mangia le uova del giga, a quanto pare, oltre a quelle delle viverne. Non ho capito che caspita ha fatto il Dark, come è partita la velocità della luce. Che cavolo? Ok. E poi se spawna anche il mini boss del Carcharodontosauro, possiamo comunque affrontarlo con il giga. Shadow Drake Egg. Appigliamolo piglio, ma non è esattamente quello che cercavamo. Tra l'altro qua c'era anche un altro shiny. È carino, a verità. Lui purtroppo però non c'ha il cucciolo. Perché tu non c'hai mai il cucciolo, cavolo? Ma fa troppo male però, eh. Oh mamma mia, non è cosa proprio. Cosa caspita sto vedendo, va a capire. Con questa però non se ne fulla, cavolo. Non credo funzionerà, ma si ha mangiato. Ok. Purtroppo soltanto gli erbivori refullano un bel po' di vita con quelle torte lì. Io lo lascio stare, cioè già mi ha demolito il Dark. Nel senso. Infatti quasi quasi mi pigliare il fosfato drago. Oppure lo curo un attimino col Daedonte. Quello che cavolo è? Credo che lo Shadow Drake sia partito tipo alla velocità della luce verso altri luoghi. Non lo so. È stato veramente. È partito qualcosa, ma non lo so, di là. Stranissimo. Già si parte bene comunque, come al solito. Allora, un attimino. Visto che lui sta messo a dir poco male, a sto punto porto direttamente il fosfato drago. E pace. Anche se, visto che abbiamo il Daedonte, potrei comunque curarlo. La verità. Quindi nulla. Curo un attimino il Derk. E poi ci spostiamo dentro la cave. Nella speranza di riuscire a prendere quel giga. Ci vediamo tra un attimo. Io veramente. Ok. Allora, con molta calma. Tutto è andato più o meno bene. Quasi quasi tornando, però, abbiamo delle uova di Dark. Le vorrei schiude. Abbiamo perso praticamente quello con le stat, diciamo, più basse. Quindi non è un problema. L'importante è quando apprende le stat di questo qui. Che comunque, cioè, sia vita che danno. Quindi. Veramente tanta roba. Quello che cavolo. Ma è bellissimo, tipo. Non c'è un caspita di vita, ma è bellissimo. Mamma mia, però qua dentro è tragica. E il giga l'abbiamo trovato. Ma qua come caspita addomestica. Cioè, nel senso. Ci
n'è un altro là davanti. Ni. Non è che proprio mi ispira tanto sto posto, eh. A essere proprio sincero. No, non cominciamo, dai, per favore. Come fa prima la gabbia? Fatta a fare una passeggiata, torna tra un attimo, dai. Ecco qua. Che va, cosa assurda. C'era anche entrato in gabbia. Vieni qui, aia. Au. Oh. È scattata la tappa e sono morto, non ci credo. Sarò onesto, come è partita la situazione non credo andrà a finire troppo bene. Però se sono abbastanza fortunato ed è rimasto tipo dentro la gabbia, sarebbe tipo top. Perché così arrivo da dietro, gli metto il cancello. E arrivederci e grazie, ma quello sicuro tanto si è già spostato, cioè, figurati. Ok, non è lui. Mamma mia, che botta da lag. Non ci credo dentro. Ti prego, resta lì. Non ci credo. Fuggi, 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 fuggi. Mamma mia, nella sfortuna siamo stati fortunati, incredibile. Cioè, nel senso, nella sfortuna siamo. Non lo so, c'è qualcosa di sbagliato, però fa nulla. L'importante è che lui è in gabbia. Lei, in realtà. C'ha 32 livelli in danno. È livello 170, quindi prende più di 74 livelli dopo il taming. Oh cavolo, ditemi che c'è un narcotico. Ok, 592. Manca sulla carne pregiata, ma. Non è troppo un problema. Più o meno. Quindi nulla, cerchiamo un attimo di addormentarlo, sperando che gli altri giganti si avvicinino, perché sennò qua la riduzione del danno è un po' un problema. Avrito. Allora, in teoria ci siamo, ora l'unico problema è soltanto fa carne pregiata qua sotto. Potrei provare a fare le crocchette, ma non so se mi richieda la linfa, e in realtà ancora l'estrattore della linfa non l'ho piazzato nella Redwood, quindi potrebbe essere un po' un problema. Fortunatamente il giga è qua davanti e se sta a fare i fatti suoi, almeno diciamo che è una cosa positiva. Aspetterei un attimo per vedere se salda solo il torpore. Vediamo un po'. Voglio evitare di colpirlo una volta in più. No, per fortuna continua a salire. Fantastico, vabbè che gli ho tirato non so quanti dardi, quindi ci sta. Ok. Si sveglia tra 2 minuti e mezzo. Salvami i dati. Oh cavolo, ma che caspita. Vabbè. Ok. Ottimo. Davvero. E poi se scendo a pigliare stamina, è finita. No, raga. Non è proprio una situazione dove. Da quelle buone. Ma devo fare qui. Non mi segue nemmeno. Ma io come caspita voglio do il narco. Scusami. Mi devi seguire però. Ma perché va a finire sempre così? Ok, mannaggia l'asinello. Mannaggia. Guarda che caspita di casino. Se mi casca un purlove addosso. Ah, però ma la cerco, cioè veramente, guarda, io devo imparare a stare zitto. Almeno il Purlovi è morto. Già mi sembra una cosa positiva. Allora, per l'amor del cielo, un attimo di calma. Qua va finito. Grazie.
Se mi ha morso il giga, guarda, impazzisco, veramente. Cioè, se mi ha fatto perdere i livelli, sto giga è salvatico. Impazzisco, serio. Comunque ce ne sono troppi in sta game. Ora con tutta la buona volontà dell'universo, però che cavolo. Qua non c'è un cavolo, se sono magnati tutto. Dietro, mamma mia, non lo so. È Giga Simulator. Guarda che ancora mi rincorre. Ma fatti qualcosa di diverso, cioè nel senso, non lo so, una passeggiata in mezzo agli alberi. Mangiate due pavlovi, bravo. Cioè, e che cavolo. Ce n'è un altro, ce la posso fare. Gioco, dammi tregua. No, ditemi voi, ora effettivamente, come caspita dovrei fare? Più che altro un po' di narcotico gliel'ho dato, ma mi sembra che ha dato due colpi col morso, quindi se gli ha fatto 374 danno a quel giga, è un casino. Non dico che ha rovinato il timing del tutto, ma va a pigliare molti meno livelli, caspita. Cioè, guardate quanti cavolo sono. Più che altro come caspita dovrei togliere mezzo. Che purtroppo fanno danni in percentuale, no? Metti questi scattini qua dentro veramente antipatici. Ora, per l'amor del cielo, sono finiti? Sì, ok. Eh no, perché mamma mia, mi sembra un attimo esagerata sta cosa. Io spero che ora che gli diamo la carne pregiata non perde troppi livelli, però. Non mi... Che cavolo era? Non lo so, ma sono dell'idea che è meglio. Non saperlo. Però tra i colpi da lag e le creature che non si fanno i fatti loro, qua sta diventando tutto un attimo troppo traumatico. Guarda, se mi riesco a girare e piglio col pompa, qua si ride. Ok, uno si è tolto da mezzo. Guarda che se scendo, poi ne riparliamo. L'avevo detto. Per assurdo c'ho pure poca carne pregiata. C'ho veramente paura a teletrasportarmi fuori e a rientrare. Perché secondo me mi becco un altro giga davanti. Non so perché, ma ho questa sensazione. Allora. Comunque assurdo, cioè veramente. Non c'è mai una volta che va tutto come deve andare. E per concludere in bellezza è crashato anche il gioco. Ma quanta sfortuna ci vuole? Oh oh. Ok. Cioè, ok è un parolone. Assurdo. Dite che mi segue ancora? Secondo me no. Ora lui avrà mangiato i narcotici oppure no? No, ok. Ti prego non inseguirmi. Dai, dai, veloce, veloce. Wow, Gigantoraptor da fuoco. Bello, caspita, però quello purtroppo. Probabilmente spawnato già cresciuto, quindi non si può pigliare. Peccato. A meno che non è il cucciolo da fuoco, il che sarebbe tipo epico. Ah, verità. Allora, col narcotico stiamo a posto. Poi non fa lo stesso errore di prima. Quasi quasi. Mi teletrasporto indietro. No, qua non mi ci metto perché mi è crashato. Meglio evitare. Cambiamo zona. Allora, salve i dati. Speriamo bene. Non credo di poter fare crocchetto, però a sto punto. Qualcuno me la spieghi, seriamente. Ma tutto a me mi capitano.
Dai, su, ma non è giusto. Io continuo a dire che gli episodi vanno sempre come devono andare, senza problemi, senza bug, senza punti in cui c'è una sfortuna incredibile. Tutto è calcolato e vabbè, lasciamo stare. Allora, 5 crocchette per noi, per assurdo le possiamo fare. Che mi manca? Non lo so. Forse solo uno di questi qui, in realtà due. Ma c'ho carne pregiata, tipo? Carne pregiata? No. In realtà sì. Giusto per sicurezza. Allora, crocchette, crocchette. Ole. Per assurdo le uova ce l'avevamo. Non so esattamente quali sono, però ok. Mi fido di te, gioco. Le ultime parole famose. Se c'è un giga qua sotto, impazzisco. Non ci credo, è tutto tranquillo. Un miracolo di Natale, anche se non è Natale. Il torpore sta salì, tutto è fantastico, tutto è meraviglioso. Io me ne tornerei qua sopra. Sto bello tranquillo, tranquillo. A parte i bot da lag incredibili. Ma che cavolo? Cioè, è veramente assurdo. Già che sta al 24% è fantastico. Allora, salvami i dati. E nulla raga, aspetta un attimino che si addomestica. Non ha perso efficacia del taming perché ci ha fatto tipo il rollback, quindi non l'ha morso per fortuna. A parte questo nulla, ci vediamo tra un attimo appena si sarà addomesticato. Allora, in teoria ci siamo, a momenti si dovrebbe addomesticare. L'unica cosa ora è togliere sta roba da mezzo. È il problema, la verità. Aspettiamo un attimino che si addomestica e poi tocca muoversi. Purtroppo c'è pure quest'altro qua davanti, quindi i portoni è un po' un problema. Allora, in teoria ci siamo. In pratica abbiamo giusto un piccolo problemino perché qua sotto c'è praticamente di tutto. Quindi non lo so, veramente. Aspettate che forse sono un genio. Oppure no? Aiuto! No, non sono un genio. L'idea era buona, però mi è arrivata troppa roba addosso. Poverino il fosfato drago, non ci credo. Non sono riuscito a metterlo nella sferetta, cavolo. Peccato, non capisco perché non mangia. A meno che non gli è rimasta la crocchetta. Quante se ne mangiava 5? In teoria se ne ha mangiate tutte e 4. Dovrebbe mangiare carne pregiata. Speriamo che almeno piglia un bel po' di livelli in danno, cavolo. Comunque ogni giga ci cioè, devo perdere qualche dino, cioè è assurdo. Ok. 47 in danno non è male, la verità. Però vorrei un attimino togliermi dalle scatole, se fosse possibile. Cioè, nel senso. Ti prego, non teletrasportarmi di nuovo in aria a 10.000 km d'altezza. Ok, no. Allora. In realtà, 47 livelli in danno non è per niente male. Allora, un attimino. Giga, giga, giga. Eccote qua. Bello comunque pure. Allora. 47 in danno, 49 in stamina. E in realtà. Questo c'ha le stat migliori, a parte il danno. Quindi in realtà ci dovrebbe nascere, non dico al 300, ma più o meno. Però, ora che ci siamo, anche senza imprinting, vorrei vedere un attimino però quei livelli, quanto danno effettivamente fa, cioè nel senso. Sempre se riesco ad uscire, perché in realtà mi sembra abbastanza problematica la cosa. Ma che cavolo? Ok, credo. L'ideale sarebbe trovare qualcosina o the shiny o ancora meglio in rage. Quindi facciamo una cosa. Visto che di solito sopra il vulcano ci spawna sempre qualcosina del rage, a sto punto. Poi ci vorrei andare a fare un attimino un giro. Che quelli lì danno un botto d'exp, no? Quindi a sto punto
Questo pure, quasi quasi. Non so quanto exp dà, però proviamo. Tanto con CTRL fa tipo un'esplosione di luce, ma quella è più per il PvP, cioè nel senso dall'effetto accecante. Comunque togli un botto anche senza imprinting. E non c'è neanche livello. Questo qui con l'imprinting diventa assurdo. Allora, 25 livelli in danno, che comunque per partì non è male. Più che altro si fa anche un sacco di pelle. Non male. Allora, un po' di livelli glieli abbiamo fatti pigliare. Però per pigliare, diciamo, il resto dei livelli mi servirebbe qualcosina del Raged. Togli le cose dalle mani, per favore, che così non si vola. Allora, il vulcano di là. Allora, vediamo un po'. Ci sarà qualcosina del Raged da queste parti. Pyroraptor. Un po' d'aquile. Stegosauri. A sto giro mi sa che c'è andata male, sapete? Che cavolo era? Non lo so. Boh. Vediamo un attimino. Enraged. Ah, ci sarebbe anche quello Shadow Drake, capita. In realtà non sarebbe male. A parte che c'è qualcosa di strano qua sotto. Megalodonte, Derk. Chimera. Ok, quella mi sa che c'è da un bot, il problema è che volo. Ma che cavolo? Ok, evito di farmi domande. E niente, a questo punto ci andiamo a fare Chimera Enraged, sperando che non ti spawno più che altro. Ma in realtà non c'è neanche tantissima vita, cioè mi aspettavo peggio. Sincero. Allora, Giga. No, ho sbagliato. Oh oh. Che non va? Ok. Non credo ci faccia tantissimo danno, però. A parte che ci sono salito sopra. Se mi dai anche le crocchette, io apprezzo, eh. Fantastico comunque che non vola. A parte che è confuso. Sei il Raged più scarso che abbia mai visto. Cioè neanche attacchi, scappi, ma che cavolo. Cavolo, pure Storm Giga è spawnato. Mi ha dato un po' poca exp per essere un Enraged, però. Ok. Allora, siamo arrivati a 372% di danno, quindi vediamo un attimino. Considerate che poi con l'imprinting aumenta anche di più. E ci abbiamo anche il 30% di danno extra. 1500 comunque. Male proprio. Ah, verità non è. Non è abbastanza per togliere mezzi giga di livello basso da dentro a quella cave, però con un paio, con l'imprinting, magari anche le selle buone, è anche fattibile, perché comunque sì, ci fa danno nel tempo quello selvatico, però il danno diretto con la sella è comunque abbastanza bassa, la verità. A quel punto poi è soltanto questione di killarlo più velocemente possibile, però già con due, con l'imprinting, quello che cavalchiamo noi ci avrà 30% danno extra con l'imprinting, 30% potenziamento di coppia, insomma, 60% danno in più, 60% riduzione danno, praticamente il danno diretto non ci fa nulla. Al contrario, noi comunque col danno diretto gli dovremmo fare, penso, 2005-2006. Con tutti i potenziamenti, quindi non male. Allora, un'altra cosa da fare, prima che perdo anche l'ultimo Derk, in realtà, ci abbiamo ste uova, quindi andiamole un attimino a schiudere, spero di avere un po' di carne. Però, ci abbiamo il Giga, quindi a sto punto, grande così, un bel po' di carne ce l'ha. Per fortuna che ci ha dato anche le crocchette, quelle comunque tornano utili, no?
Qua ci sono i condizionatori, 4 dovrebbero bastare, credo. Funzioni? 2,79, 2,84. Cavolo, non male. Allora, un po' di carne a te. Caspita, però ne pigliano pochissimo. Con le stat c'ha sia la vita che il danno, ok. Questo invece 2,84 mi sa che le ha prese proprio tutte. Se me ne esce qualcuno con la mutazione in colore sarebbe fantastico, però con 6 tentativi è quasi impossibile, la verità. Oh, caspita. Aiuto. Possiamo parlarne. Attimino. Come caspita? Ho piglio quello? Ok, non si vede un caspita con l'erbetta. Questo addirittura 2,85. Ma che cavolo? Ma c'è una mutazione tipo. No. Boh. Bacca. Allora. Il problema è solo che uno di questi non riesco a claimarlo. Ole. E purtroppo sono nati gemelli. Stanno tipo uno sopra l'altro. Non si capisce un caspita. Un po' di carne pure a te. Direi che ora possono stare tranquilli. Tu gli fai l'imprinting. E in realtà abbiamo più o meno risolto. Lascia un attimo sta carne dentro la mangiatoia. Dovrei fare le bacche, cavolo. E niente, raga, a parte questo nulla. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!